serata carica di emozioni, devo dire, per tutti noi, che però ha un elemento che secondo me è molto eccitante. Noi stasera abbiamo avuto l'occasione di varcare la soglia della nuova medicina. Quindi quello che abbiamo vissuto, sperimentato, seguito per 150 anni sta finendo. Sta finendo per tante ragioni, alcune delle quali sono oggettive sotto i nostri occhi. Abbiamo visto nel corso degli ultimi 10 anni un crescere del logorio degli operatori sanitari, questo fenomeno che chiamiamo burnout, un fenomeno che ha colpito, colpisce medici, infermieri e che non aveva mai avuto un precedente di questo genere, una professione come la nostra che ha sempre goduto di grande prestigio, grande considerazione, non ha mai sofferto certamente di essere una professione emarginata. E io penso invece che il fenomeno a cui assistiamo, che ci colloca a rischio come donne medico fra i 40 e i 60 anni, prime per rischio di suicidio, la più alta percentuale di dipendenza da sostanze, da alcol, per quanto riguarda i colleghi maschi, vuol dire che questa medicina ha esaurito la sua capacità di cura. Io penso che quando un operatore non sta bene, non può curare bene, anche perché avete capito... Avete capito come le nostre cellule, i microtubuli delle nostre cellule siano in grado di parlarsi e questa rete elastica nella quale siamo immersi tutti, ondeggiamo tutti, se manda vibrazioni dissonanti, crea dissonanza intorno a sé. Quindi io penso che la prima cosa che dovremmo fare è ricostituire un ambiente di cura sano, un ambiente di cura nel quale ci sentiamo bene. E qual è la cosa che avete sentito stasera tutti quanti? Che quando per esempio percepiamo delle vibrazioni armoniche o quando l'intenzione delle persone, la voce che sentite è una voce che vi comunica l'impegno, il coraggio, la determinazione, la passione, in questo caso noi ci mettiamo immediatamente a vibrare insieme. E sentiamo questa cosa a cui guarda Nader Butto quando ha concluso il suo intervento, qual è il segno più efficace di questo, che siamo felici. Quindi fosse anche per brevi momenti, ma quello che fa la cura in ciascun organismo è percepire un raggio di felicità. Allora io credo che noi oggi, stasera, abbiamo insieme percepito questa possibilità. Io sono grata al mondo per avermi permesso di conoscere questi colleghi straordinari e sono anche lieta che una persona come Carlo Ventura sia al nostro fianco per mostrarci delle cose senza le quali oggi noi non ci fideremmo a varcare questa soglia. E di che soglia si tratta? Ebbene, in realtà... con le parole di un grande medico e scrittore, artista, perché era pure pittore di questa città, Carlo Levi, dobbiamo ricordare che il futuro ha un cuore antico. Noi stiamo semplicemente ritornando alle origini, noi stiamo scoprendo per quali ragioni, quando sentiamo queste vibrazioni che sono in risonanza, quando sentiamo questa armonia, ci commuoviamo davanti a un bellissimo paesaggio, davanti ad una musica, sentendo una musica, sentendo una voce, avendo la percezione che qualcuno ci darà accoglienza. Io penso che stasera noi non saremmo qui se non fosse per un attrattore magnetico che è Rosetta Sambati. Io vorrei notare l'aspetto biologico che c'è nella sua presenza e in quello che lei ha fatto stasera. Concludendo o forse aprendo altre possibilità, ma viene da 3 edizioni di questa straordinaria circostanza che abbiamo vissuto insieme, ha messo insieme questi relatori, ha voluto fortemente che fossero qui stasera e questo attrattore magnetico ci è indispensabile, è un elemento chiave nei processi che generano il cambiamento. Quindi dobbiamo essere tutti quanti grati
alle presenze di ciascuno di noi, ciascuno di voi, perché la nostra presenza questa sera non è casuale. Noi siamo qui attratti magneticamente, noi siamo qui perché condividiamo una vibrazione. Queste vibrazioni sappiamo che si possono allargare enormemente, giungono dall'enormemente lontano e vanno enormemente lontano, ma noi tutti siamo antenne, siamo trasmettitori, riceviamo e trasmettiamo e aggreghiamo, magnetizziamo e possiamo cooperare, perché molte delle ricerche che stiamo seguendo e che sono portate avanti da amici e da persone con cui tutti collaborate, come Stefano Mancuso, ci stanno raccontando cose rispetto per esempio a come vivono le piante, come comunicano le piante fra di loro, anche loro in rete, e mandano vibrazioni, l'abbiamo capito, sono sensibili a Beethoven, a Mozart, ma anche a noi, o alla voce di Alessandro Bergonzoni, come ha mostrato Carlo Ventura in un eccezionale evento che ha organizzato a Bologna 2 anni fa, perché Carlo Ventura ha una sensibilità per l'arte, che è la ragione per la quale stasera noi siamo qui, e in questo senso proprio, siccome l'arte è fra tutte le compagne dell'uomo la meno utile in apparenza, se l'arte accompagna l'uomo fin dalla sua prima comparsa sulla terra, vuol dire che l'arte per noi è essenziale alla vita. E quale vita, di quale parte di noi si tratti, forse lo scopriremo. Onestamente, a me piace l'idea di un mistero che si mantiene, almeno per una parte minuscola di noi, perché certamente in questo mistero noi traiamo un grande nutrimento per poter pensare ad un futuro cooperativo, solidale e armonico fra tutti noi. Grazie.